Buonasera, la passeggiata che vi offriamo questa puntata di oggi è su nuvole molto particolari, potremmo chiamarle le nuvole della Terra di Mezzo, sì, perché gli eroi che ci hanno fatto sognare, discutere, ragionare, innamorarci con il Signore degli Anelli sono oggi tornati con il nuovo film di Peter Jackson, Lo Hobbit, che qualcuno ha definito il prequel del Signore degli Anelli, tant'è vero che ci mostra quel mondo prima appunto delle grandi epiche che abbiamo visto durante le tre riproposizioni precedenti della grande saga di Tolkien. E subito sono tornate le discussioni: sarà un fenomeno commerciale, ci sarà molto merchandising, oppure il film sarà rispettoso del testo di Tolkien? Anche noi ci siamo posti queste domande e cercheremo di rispondere, e anzitutto però partiamo vedendo appunto alcune immagini del film. Vediamo insieme. Lontano a est, al di là di montagne e fiumi, giace un'unica solitaria vetta. I nani sono decisi a reclamare la loro patria. I visitatori mi piacciono, come a ogni altro hobbit. Ma preferisco conoscerli prima che vengano in visita. Il signor Baggins al vostro servizio. Sono circondato da nani. Che ci fanno qui? Oh, sono una combriccola alquanto allegra. Dunque, questo è l'Hobbit. Mi avete chiesto di trovare il 14° membro di questa compagnia e io ho scelto il signor Baggins. Io? No, 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 no. Gli Hobbit passano spesso inosservati se vogliono, il che ci dà un preciso vantaggio. Coglieremo questa occasione per riprenderci Erebor. Ehi, signor Bilbo, dove siete diretto? Sto partendo per un'avventura! Allora è questo il tuo scopo, entrare nella montagna. Che hai da dire? Alcuni non lo riterrebbero saggio. L'oscuro potere ha trovato il modo di tornare nel mondo. Perché non giochiamo agli indovinelli? E se poi perde, che succede? Beh, se perde tesoro, ce lo mangiamo. Se Baggins perde, ce lo mangiamo intero. Affare fatto. Affare fatto dunque. Buonasera Andrea Monda. Buonasera Severino. Allora, rieccoci qui. Rieccoci qua come sempre. E beh, anche colpa di Tolkien, però. Sicuramente. Senti, un film fedele, visto che l'hai visto, al testo? Sì, sostanzialmente sì. Però sei un po' incerto. Bisogna sempre un po' pensarci, perché poi si rischia di perdere tutta la ricchezza del testo letterario, che è debordante, con Tolkien è sempre così. Anzi, l'Hobbit sappiamo che, anche come numero di pagine, più o meno un quarto del Signore degli Anelli. E sorprende la scelta di Peter Jackson di fare lo stesso trattamento, cioè la trilogia in 10 ore di film che lui ha già girato e sapientemente, anche dal punto di vista commerciale, ha tagliato. Però detto questo, direi che nella sostanza il cuore del film è il cuore del romanzo. Ci sarà, secondo te, lo stesso fenomeno di massa che c'è stato per Il Signore degli Anelli? Mi sembra facile prevederlo, sì, perché sull'onda del successo, anche ormai di 10 anni fa, sì, sì, però è rimasto vivo, anche perché si parla di due grandi opere letterarie, e si può prevedere facilmente uno stesso fenomeno, che magari Tolkien avrebbe bollato come deplorevole culto, no? Cito proprio le sue parole. Però, insomma, per la gioia di tutti i giovanissimi, soprattutto i fan, no? E tutte le... Senti, 1937 è la data, sì, di uscita, sì, dello Hobbit. Si può dire che in questo romanzo Tolkien sommava un po' la sua perizia di letterato e filologo, anche però con l'arte di raccontare ai bambini, ai suoi bambini, delle storie. E si incrociano tante correnti in questo... quella della filologia, della creazione dei linguaggi, della conoscenza degli alfabeti e dei linguaggi, la passione di raccontare storie soprattutto ai suoi figli, quindi storie, diciamo, piccole per i piccoli, e poi la vecchia passione che già era nata durante la Prima Guerra Mondiale di raccontare invece una grande epica, una saga che aveva qualcosa anche di addirittura di biblico, di religioso, no? Degli dèi anche, insomma. Il punto di sutura, il punto di unione di tutte queste cose è proprio lo Hobbit, direi proprio Bilbo Baggins, che forse è proprio Tolkien. E questi personaggi borghesi, un po' fannulloni, un po' pigri, no? Che proiettano un po' noi stessi, noi lettori entriamo in questa grande scena. Il ponte tra il lettore e la mitica Terra di Mezzo è proprio, sono questi hobbit, questi gentil hobbit. Che sono non hanno un po' nessuna voglia di andarsene in giro per il mondo. No? Che siamo noi, cioè che ci piace leggere le avventure stando pigramente seduti su una comoda poltrona, proprio come Bilbo all'inizio della storia, ma da quella poltrona veniamo stanati, da quella tana hobbit veniamo stanati, e ci si viene detto probabilmente non vedere soltanto, non guardare la vita, entraci dentro fino in fondo, vedrai che ti cambierà, ma ne vale la pena.
E fra l'altro era l'unico modo forse per Tolkien per rendere possibile nel Novecento queste storie, inventandoci qualcosa di nuovo, no? Assolutamente, dal punto di vista letterario penso che la grande invenzione di Tolkien sono proprio questi Hobbit. Non è quindi una, un revival nostalgico, non è un'operazione da museo quella che Tolkien fa, ma da nuova linfa, da nuova vita, con l'invenzione degli Hobbit ci permette di entrare dentro questo museo, che è un museo vivente, che, perché c'è tutto l'apparato letterario, filologico, del leggendario, epico, che Tolkien conosceva perfettamente e che costruisce in maniera sapiente dal punto di vista letterario. Ma senza gli Hobbit sarebbe stata, come dire, un'operazione di cimeli, di reliquie, niente certo, più. Certo. Senti, noi, il collega Luigi Ferraiuolo è andato poi in giro tra VIP, come si dice, e ha raccolto alcune battute di personaggi dello spettacolo, sono molto interessanti. Vediamocene insieme e poi magari le commentiamo. Pino Insegno, Albertazzi, Righi Dognazzi, insomma, sono curioso. Personaggi di alto livello. Vediamo insieme. Mi dispiace non essere presente, almeno vocalmente, dentro questa nuova avventura, ma insomma... È già stato bello essere il re degli uomini per qualche anno, in maniera fittizia ovviamente, virtuale. Il Signore degli Anelli mi è piaciuto perché intanto l'avevo letto, non tutto, perché direi una bugia grandissima, però mi piaceva perché era molto reale questa letteratura, con una geografia sua, con un linguaggio suo, perché l'elfico è un linguaggio che abbiamo dovuto imparare anche per metterlo nel film, perché ha le sue declinazioni, i suoi tempi, i suoi verbi, i suoi aggettivi. E avevamo i tolkieniani che seguivano passo passo proprio la nostra interpretazione insieme al direttore di doppiaggio. Per cui lì mi è piaciuto perché comunque c'è una grande metafora. Il fantasy per il fantasy, no, non lo amo troppo, quello no. La letteratura fantasy, a me piacciono i romanzi, quelli d'avventura, dove si piange un po'. Io sono un po' uno dell'uomo che sussurrava i cavalli. E soprattutto leggo moltissime biografie, quelle tantissime. I bambini? Credo di sì, che... ma tutta la letteratura, non tutta però, c'è un'involuzione secondo me molto forte negli autori ed è quella che io chiamo estetica del vasino. Anche il nostro cinema è tutto occupato dall'estetica del vasino e invece bisogna uscirne fuori. Ora la fantasia certo esce fuori da questo, quindi io l'apprezzo anche se personalmente mi annoia. Il cinema ispirato a questi libri tendono a riempire quest'opera aperta, cioè è chiaro che nella letteratura tu leggi un mondo fantastico, chiudi gli occhi e te lo immagini, no? E ti, come dire, trovi un tuo rapportarti molto più fantasioso. Col cinema questa fantasia è già stata messa, molto è già stata messa in atto da parte del regista, degli sceneggiatori, degli effetti speciali, quindi diciamo che accorcio un pochettino le distanze tra, brucio un po' le distanze tra l'autore e l'autore lettore, ecco, l'autore lettore più libero. Belle riflessioni, eh? Tutte e tre, devo dire, mi colpisce il fatto che almeno i primi due dicono subito che non gli piace il fantasy, però gli piace Tolkien e questo... Mi piace pure a me, nel senso che mi ci ritrovo, nel senso che tutti i lettori di Tolkien si rendono conto che Tolkien è un'altra cosa. Magari ha dato vita a nuova linfa, anzi, certo, forse è il capostipite di questo nuovo fantasy che da 50 anni affolla anche le librerie. Però si vede che è un'altra cosa. È reale, come dice Pino Insegno. Cioè c'è uno spessore, una profondità, una concretezza che poche opere hanno, proprio in generale la letteratura e anche della letteratura fantastica. Tolkien diceva, dovete essere così bravi, se volete che il vostro sole sia verde nel vostro mondo dovete imporre un sole verde. E lui ci riesce, questa, non ci sarà il sole verde, ma ci sarà un mondo in cui tu cammini, ti avventuri in quelle foreste, in quelle genealogie, e standoci proprio dentro e sentendone quasi anche il rischio, il pericolo, insomma. Senti, questa cosa, a proposito di rischio e pericolo, che diceva Tognazzi sul fatto che si brucia un po' la fantasia del lettore. Beh, senza dubbio il cinema, cioè il linguaggio per immagini, rischia paradossalmente di comprimere l'immaginazione, niente invece come la letteratura la scatena. E vedendolo Hobbit, tra l'altro il film di Peter Jackson, si vede come lui ha dovuto in effetti riempire molto, con grande potenza di immagini, e in questo lui è bravissimo, Peter Jackson, molto della storia, facendo anche ovviamente delle inevitabili compressioni e dilatazioni. Non c'è solo l'Hobbit, per chi è esperto di Tolkien vedrà già in questo primo episodio che ci sono molte, quindi che farcito da tanti momenti che sono nelle appendici del Signore degli Anelli. E se no non ce la faceva a farlo. E se no non ce la faceva. Diciamo che questo è proprio il linguaggio, è diverso, per certo. Questo dico c'è un
tradimento che però è inevitabile, alla fine non stona poi neanche tanto. Allora, per chi vuole andare proprio invece alle radici dell'opera letteraria in qualche modo, suggeriamo qualche indicazione di lettura ulteriore. Partiamo da questo testo. C'era una volta lo Hobbit, un testo edito dalla casa editrice Marietti, frutto del lavoro di un gruppo di studio, ci sono appunto studiosi sia italiani che stranieri, sì, che vanno appunto alla ricerca, no, delle fonti e dell'origine anche linguistica, letteraria. Questa è proprio una collana della Marietti dedicata, si dice, a Tolkien e dintorni, ma principalmente a Tolkien. È un'opera meritoria perché in Italia è stato sempre un po' snobbato, certo, ma negli altri paesi, soprattutto quelli anglofoni ovviamente, ma non solo, Tolkien invece è stato preso sul serio come uno dei grandi autori del Novecento. Quindi benvenga. C'era una volta lo Hobbit. Per chi invece preferisce un approccio più divulgativo, ricordiamo anche le opere di due divulgatori come Ives Coassolo e Paolo Gulisano per Effatà e per L'Ancora, che anche loro vanno così a curiosare nell'immaginario. Sì, sì, dovrebbe uscire anche un mio piccolo, mi permetto, piccolo saggio come ebook. Con la rubettino, che si intitola proprio A proposito degli Hobbit. Per cui siamo, quindi, partendo da Bilbo, faccio un po' una galleria. Invece ai tuoi alunni, per concludere, come, se ti fanno qualche domanda, come rispondi? Che differenza c'è tra questo e Il Signore degli Anelli? Ah, beh, insomma, innanzitutto si può dire prequel, ma non è un prequel perché è stato scritto, certo, circa 20 anni prima. Ed è la differenza un po' tra una grande fiaba che già sfugge di mano allo scrittore e diventa, certo, qualcosa di molto più serio, anche più cupo, e invece un romanzo che proprio ha lo sfondo della grande epica, anche quasi nordica, molto cupa, e ancora per fortuna quegli hobbit che portano un po' di luce, di allegria, un po' di humor. È una grande storia sul fondo sull'umiltà e sull'esaltazione degli umili, questo è molto, molto evangelico. Certamente. Grazie allora ad Andrea Mulben. Noi adesso voltiamo pagina, lo facciamo in una maniera molto, molto particolare, vorremmo dire anche estrosa, sì, perché abbiamo raggiunto nella recente fiera del libro di Roma un giovane scrittore che si chiama Elvio Calderoni, di cui abbiamo anche presentato un romanzo poco tempo fa. Ecco, lui si è divertito a mettere in fila 11 scrittori italiani componendo una specie di squadra di calcio ideale, dividendoli per ruoli, portiere, difensori, centrocampisti, attaccanti, una cosa che magari poi sulla nostra pagina Facebook potremo anche adeguatamente commentare. Intanto sentiamo le sue proposte, che sono molto divertenti. Allora Elvio, qui un rigurgito di storie, idee, libri, pubblicazioni, lettori, autori. Tu addirittura hai avuto l'idea di fare una specie di nazionale, di squadra di calcio della letteratura italiana? Esattamente, una nazionale della letteratura italiana contemporanea, questa è proprio la dizione esatta, e devo dire una nazionale forte, perché secondo me in questo periodo e da ormai qualche decennio forse la letteratura più delle altre arti incarna alla perfezione l'immaginario moderno, l'immaginario contemporaneo. Allora iniziamo, estremo difensore, il portiere, che ci mettiamo? Porta, ci metterei Alberto Garlini, che quest'anno è uscito con La legge dell'odio per i tipi di Einaudi e che è sicuramente uno dei fiori all'occhiello non solo di Einaudi ma proprio della nostra letteratura, e la passione per le storie forti, storie importanti. Difensori ci mettiamo, allora, Stefania Bertola, che sicuramente ha saputo uscire fuori dal cliché del romanzo rosa prendendo in giro se stessa, e poi ancora metterei sicuramente Luca Bianchini, anche lui torinese come Stefania Bertola, l'ultimo il suo Sono solo amici, che sta disegnando tassello dopo tassello un'interessante mappa dei sentimenti tra dei sentimenti interpersonali. Facciamo una difesa a tre. Una difesa a tre, potremmo continuare con Lorenzo Licalzi. Lorenzo Licalzi nasce psicologo e continua a flirtare, diciamo così, con la psiche dei lettori, perché pochi come lui sanno affondare il pedale sul piano emozionale. Facciamo un centrocampo sia muscolare che di classe, che ci mettiamo? Ci mettiamo un uomo e una donna, Chiara Gamberale, che con L'ultimo le luci nelle case degli altri ha dato un altro bel colpo ed è siamo in attesa del prossimo, e poi Nicola Lecca, che invece manca da tanto tempo sugli scaffali, no, ma sulle vetrine delle librerie, sì, e che aspettiamo con una nuova prova. Fantasista Alcide Pierantozzi, che con L'ultimo Ivan il Terribile ha insomma fatto capire di essere forse a capo della generazione dei nuovi scrittori, siamo nella classe 83-84, quindi insomma decisamente nuovi. Incontrista, quello che deve fare legna per la squadra? Lo deve fare legna Paolo Di Paolo, indubbiamente, perché insomma instancabile, prolifico, e ogni romanzo sembra più bello di quello precedente, per cui mi sembra che è uno che prometta molto bene.
questo 3-4-3 stile Barcellona siamo arrivati alle ali. Siamo arrivati alle ali, lei è una sorpresa, Maria Paola Colombo, e scommettiamo su di lei perché ha scritto un solo libro che è Il negativo dell'amore, ma che è stato uno dei casi del 2012. Accanto le mettiamo una figura più potente che insomma non ha nulla da dimostrare, che è Sandro Veronesi, che insomma è sicuramente una garanzia. E poi infine come centravanti, il caro Tullio Avoledo, che ci sorprende di romanzo in romanzo, il cui penultimo, L'anno dei 12 inverni, mi sembra insomma rimanga per ora insuperabile. Faccio una proposta, allenatore Raffaele La Capria. Ecco, non sarebbe male, Raffaele La Capria andrebbe benissimo. E Elvio Calderoni come secondo. Vabbè sì, un allenatore in seconda. E un'altra volta pagina per questa nostra serata così ricca, e c'è Radio Studio Barbara Guglienetti. Buonasera. Buonasera, possiamo dire un volto di Real Time TV e soprattutto un volto che ci aiuta molto a rispolverare antiche virtù legate al nostro operato manuale, no? E soprattutto rivolte ai più piccoli, e hai proprio un testo, no? Questo, in questo caso, l'ho fatto sì, proprio io. Ai piccoli. Però mm-hmm. devono essere aiutati dai grandi, quindi grandi e piccoli, quindi mm-hmm. un libro familiare. Mm-hmm. Ce lo introduci un po'? Ma è un libro di bricolage, e all'inizio quando mi hanno chiesto questo di scrivere questo libro, io ho pensato che non fosse possibile, comunque nel bricolage ci sono tanti attrezzi pericolosi. Invece poi piano piano mi sono venute in mente tante cose che avevo fatto con i figli, tante cose che avevo fatto io da piccola con mia nonna, ed è stato un percorso nella memoria. Quindi bollino verde possiamo dire. Assolutamente. Però accompagnato. Accompagnato, sì, perché ci sono, in realtà dipende un po' dall'età del bambino, perché mia figlia a 13 anni fa tutto da sola tranquillamente, certo se il bambino è più piccolo la colla a caldo è un po' pericolosa. E viene un po' da dire, no? In questo mondo così di smaterializzazione, computer, digitale e tutto, un ritorno all'antico questo? Sì, assolutamente. E ce n'è sì. bisogno? Non so se ce n'è bisogno, anche. Però secondo me i bambini e i ragazzi ancora si divertono, cioè quando si riescono a staccare da quello che è computer e giochi elettronici. Si divertono a fare queste cose, perlomeno io ho visto i miei figli che l'hanno fatto volentieri, ci sono dei progetti del libro proprio fatti da Margherita, da lei mm-hmm. da sola, e fotografati proprio come sono per venuti. Per esempio, per far capire al lettore, un paio di progetti? Di questo libro sì. che ha fatto lei, vabbè, lei ha disegnato le carte di regalo di Natale, e cosa ha fatto? Non ne ha fatti tanti, mi ha aiutato a fare il calendario dell'avvento, ma ci sono certi che ha fatto, adesso non mi vengono in mente, però insomma certi che ha fatto proprio lei da sola, gli anelli li ha fatti completamente lei da sola, tanti. Senti, questa manualità può anche mettere in comune, mettere insieme anche delle generazioni distanti, no? Penso al fatto che i bambini passano molto tempo con i nonni, no? Io penso di sì, e ci sono delle cose che nel libro che io facevo con mia nonna, mm-hmm. tipo la casetta di cartone, era una cosa che mi riporta all'infanzia, perché quando io ero malata mia nonna veniva e tutte le volte le chiedevo di fare la casetta. E lei, come cominciavi? Questa è una scatola delle scarpe, uh-huh. mentre invece io la facevo con la scatola dei fazzolettini di carta. Uh-huh, che era di cartone all'epoca. Sì, era un cartone leggero, ma aveva un'apertura. No, tolti tutti i fazzoletti, aveva un'apertura ovale, poi facevano le finestrine, ma ci passavo le ore. Uh-huh. Piaceva tantissimo. Uh-huh. Molto, insomma, anche conciliante quando uno non sta tanto bene, no? Sì, sì, no, poi passavano i pomeriggi. È rilassante. Sì. Senti, vediamoci un attimo, perché tu l'hai presentato questo sì. libro. Facciamo un po' uno spaccato sul pubblico di riferimento, poi magari parliamo anche della bambini. Tua esperienza in TV. Vediamo insieme una brevissima clip che la redazione ha preparato per noi. Bye.
Senti, ho letto in una tua precedente intervista che all'inizio della tua avventura televisiva eri molto timida, non volevi neanche comparire. Poi come si supera questa? Mi dicono che sono ancora molto timida. Ogni tanto la mia autrice mi dice, insomma, basta, dopo tutto questo tempo, infatti la voce è bassa. Forse non si supera, però poi a un certo punto ci si diverte molto e quindi si va. Ti aspettavi, insomma, questo bel riscontro? Assolutamente no, uh-huh. Assolutamente no. Ho fatto la prima serie, ho pensato che sarebbe finita lì e invece poi ho continuato. E poi ho iniziato a divertirmi tantissimo. Adesso proprio ogni volta che mi chiamano, yeah! Senti, il pubblico come reagisce? Il pubblico televisivo? Il pubblico televisivo, nei miei confronti? Tu hai detto bambini, no? Sì, tanti bambini. Più bambini o bambini? Femmini o maschi? Indifferente. Indifferente, sì, sì. No, forse perché uso appunto pistole, trapani, cose così. Ho un'aria un po' da maschiaccio. Uh-huh. No, i bambini mi sembra che mi amino molto. Un giorno uno mi ha tirato così dal vestito e mi ha detto, ma tu, perché sei uscita dal televisore? Buonissimi. Però no, insomma, un pubblico un po' trasversale. Madri, padri, nonni, tanti nonni. Senti, e appunto a un nonno o a un genitore che si rende conto che il proprio figlio o nipote apparentemente sembra molto negato per i lavoretti manuali. Ecco, allora convinci pure me, perché sono nella stessa condizione. Non esiste, è solo un fatto di, secondo me è solo un fatto di pazienza. Infatti in quella molto spesso mi chiedono, ma a te riesce sempre tutto? No, infatti in questa presentazione a un certo punto ho fatto una cosa che non è riuscita. Succede, bisogna insistere, ricominciare, succede. E da cosa meglio cominciare? Allora, meglio la carta, meglio il cartone, meglio la carta, invece... La carta altre... è più facile. Quindi facciamo una specie di itinerario. Allora, partire dalle cose più semplici con... La carta, tutto quello che riguarda la carta è facilissimo. Uh-huh. E poi si arriva fino alle resine, cose iper complicate, ma quelle solo per adulti. Uh-huh. La colla a caldo, come abbiamo già paventato con una cosa... La colla a caldo, con i glitter dentro, natalizia. A proposito di Natale, allora, guarda, ti facciamo vedere un'iniziativa invece che ha fatto una piccola casa editrice che si chiama Lorma. Loro hanno pensato per Natale di creare un ibrido tra libro e pacchetto regalo. Il libro con la quarta di copertina Bellissimo. Diventa un vero e proprio pacchetto, sono tutti libri epistolari, però adesso ho parlato troppo, facciamo parlare loro, vediamo insieme. Si prende il libro che ha una sovracoperta come quella di tanti altri libri, solo che è una sovracoperta diversa perché si chiude anche lateralmente, con una piccola linguetta si infila nella quarta di copertina e così il libro è pronto per essere spedito dal momento che la quarta di copertina è quella di una cartolina normale con lo spazio per la francatura, l'indirizzo, si può scrivere un messaggio di qualsiasi tipo, d'amore o di saluto e in quella maniera il libro viene recapitato dalle poste normali con un francobollo da 1,50 euro, un francobollo normale, e ti arriva a casa invece che la bolletta famigerata, un libro. In questo caso noi abbiamo pensato a quattro titoli diversi di quattro grandi autori, quattro grandi pensatori che sono Baudelaire, Leopardi, Gramsci e Nietzsche, i quali vengono visti attraverso il loro epistolario con un volto inedito. Quindi ad esempio a Leopardi abbiamo fatto scrivere, o perlomeno abbiamo selezionato le sue lettere sulla felicità. Per quanto riguarda Gramsci abbiamo scelto le sue lettere per l'amore per lo studio. Il titolo è Come va il tuo cervellino, che è una frase che scrive ai figli e ai nipoti. Mentre di Nietzsche, il filosofo severo, austero, baffuto, tedesco, abbiamo scelto di fare, del suo epistolario abbiamo scelto le lettere d'amore, da cui emerge un Nietzsche tenerissimo. E invece di Baudelaire le lettere sui suoi debiti. Infatti il titolo della nostra selezione è Come non pagare i debiti, lettere sull'orlo del tracollo finanziario. Ecco, bellissimo! Tristemente d'attualità. Sì, però titolo. Bellissimo, l'idea ti piace? Geniale, ti molto. Piace? Uh-huh. Molto, bellissimo. Quindi vedi, anche questo insomma rientra un po' in questa idea del recupero, un po' del fisico, no? Del cartaceo. Tu per esempio leggeresti un libro elettronico, ti piacerebbe, ti interessa? Posso dire la verità? Di tutto quello io che vuoi. Divoro i libri elettronici. Ah, ecco, vedi, questo dimostra che uno è versatile. Sì, io sono un lettore accanito e leggo sia libri elettronici, perché io leggo moltissimo in lingua originale, quindi ovviamente li anche trovo... Anche romanzi in formato elettronico? Sì, sì, e quindi li trovo più... cioè ci metto un secondo invece di ordinarlo, cosarlo, click...
è quasi impagabile. Quindi la donna dei pacchetti, della gatta, della colla a caldo. Lo so, cade sul libro, cade sul libro elettronico. Ci mancherebbe altro. Senti, un paio di ultime domande che ti volevo fare è. I bambini, ne abbiamo già parlato molto, no? Perché un luogo comune è dire che ormai sono dispersivi, usano poco la propria intelligenza, sono appunto bombardati da immagini, eccetera, eccetera, non sanno più invece concentrarsi sulle cose. Tu, appunto, vedendone molti e rivolgendoti a molti, che registro scegli, come ti rapporti e che cosa pensi soprattutto? Beh, sicuramente hanno un'attenzione che era diversa dalla nostra, uh-huh. perché appunto il loro mondo è molto molto più veloce, però non sono d'accordo che uh-huh. loro non si concentrano, quando sono concentrati sono concentratissimi, infatti uh-huh. poi parlando tirano fuori delle cose sorprendenti, in uh-huh. realtà i bambini ci sorprendono sempre, questa è la verità, siamo noi che siamo lenti. Loro vanno e vanno benissimo. E soprattutto per stimolare e fomentare la loro passione? Perché lì molti si perdono in questo, no? A volte quando si stancano un po' delle cose passano ad altro, no? Beh, intanto non lasciarli sempre lì tutte, soprattutto quelli piccolini, non lasciare sempre tutto lì, perché ovviamente la novità è la cosa che loro ricercano certo. di più, quindi certo. magari se ci sono tanti giochi toglierne un po' per poi ripresentarli togliendone altri, per mantenere vivo l'attenzione e soprattutto dategli quando si tratta di bricolage, pittura, disegno, dategli dei buoni materiali, buoni colori. Buoni pennelli, non finirò mai di dirlo. I bambini si danno dei materiali scadenti. Non ho mai pensa sono bambini, no? Lo so, di tutto. E lo so, ma neanche Rembrandt riuscirebbe a dipingere certo. con quei pennelli, è impossibile. Invece certo. loro hanno questo mondo di fantasia sconfinato, meraviglioso. Fatelo uscire fuori. E allora avete capito bene, ascoltate Barbara Guglielminetti che è una che se ne intende. Noi per intanto ti ringraziamo molto e grazie rimanendo in clima natalizio, adesso sempre per i piccini facciamo vedere due testi che hanno a che fare appunto con il centro del Natale, vale a dire con la Natività. Rimanete con noi. Si tratta di Nadir che è un asino. E potremmo dire che è una sorta di quattordicesimo apostolo, perché ha fatto lo stesso percorso che hanno fatto gli apostoli, cioè ha camminato, ha vissuto con Gesù, anzi fin dalla sua nascita, e poi ha raccontato e racconta quello che Gesù ha detto e fatto. L'idea di base è stato un po' l'asino che era presente alla nascita, che ha iniziato a guardare gli sguardi di Maria e di Giuseppe. Raccontando questi, poi si è sentito il vagito di questo bimbo. Papà, c'è stata una notte in cui in cielo fu una festa di angeli, ed è una domanda vera, è stata rivolta a me e a mia figlia qualche anno fa, e da lì, diciamo, ho cominciato a pensare a come poter raccontare l'evento del Natale a una bambina di 6-7 anni. Ma la cifra è quella, diciamo, della semplicità, cioè del dialogo tra appunto un papà e una bambina, con tutti i perché e tutte le curiosità, anche di fronte al presepio. Bambini hanno nei confronti del Natale, di fronte alla magia, ma anche al mistero appunto della nascita di Gesù. Natale non è solo poi la magia dei giorni e dei giochi, c'è anche quella cosa lì, ma è il compleanno di Gesù e questa cosa i bambini la capiscono perfettamente. Credo che intanto vada raccontato aprendo il cuore, senza avere la pretesa di troppi intellettualismi, ovviamente riferendosi al Vangelo, leggendo le pagine del Vangelo, ma nel caso del mio libro l'idea è quella di mettere insieme papà e bambini, mamme e bambini, cioè è un libro che deve essere usato insieme. Direi che è abbastanza semplice, abbiamo tra le storie, tra le mani una delle migliori storie scritte anche per l'autore, insomma. Grazie al collega Marco Bergamaschi per questa incursione deliziosa e intanto a proposito di colleghi, ma questa non è una novità, abbiamo ai noi, con noi Federico Plotti, bella sua presentazione. Non è un'incursione. No, no.
Vabbè. Ormai è una routine, ma in senso buono ovviamente. Nel senso buono del termine. Allora, che ci dice tutte le novità della settimana. Gli appuntamenti. Cominciamo con il teatro, gli appuntamenti per questo fine settimana e non solo. Allora, Furioso Orlando con Stefano Accorsi, regia di Marco Bagliani al Nuovo Teatro Nuovo di Napoli. E poi ci spostiamo al Teatro delle Muse di Ancona. Due di noi con Emilio Solfrizzi e Lunetta Savino. Poi ci spostiamo a Roma, al Teatro Ambra Iovinelli, dove Rocco Papaleo sarà in scena con In una piccola impresa meridionale bis. Dal teatro, come sempre, passiamo alla musica e alla musica pop, gli appuntamenti per quanto riguarda la musica pop. Allora, Milano Blue Note, Chiara Civello in concerto, a Roma all'Auditorium Parco della Musica ci sarà invece Claudio Baglioni e a Firenze suoneranno al Lobby Hall i Nomadi. Dal pop al jazz, Milano Blue Note, Justin Blair and the Soulful Gospel Singers, e a Roma l'Auditorio Parco della Musica Harlem Gospel Choir. Finiamo con la musica classica. Napoli, Teatro San Carlo, lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, orchestra e corpo di ballo del Teatro San Carlo. Milano, la Verdi, Beethoven, Sinfonia numero 9 in re minore per soli, coro e orchestra, diretta dal maestro Zhang Xian. E poi andiamo a Torino, Teatro Reggio, gran concerto di fine anno, musiche di Tchaikovsky, Mendelssohn, Bartholdy e Bizet, dirette da Gianandrea Noseda. Adesso continuiamo a parlare di musica. Questa settimana vi presentiamo il nuovo album della Dave Matthews Band dal titolo Away from the World, ottavo lavoro in studio per la band americana che ormai conta più di 20 anni di carriera. Loro sono molto famosi negli Stati Uniti, mi verrebbe da dire perché sono bravissimi, mentre invece in Europa e in Italia un po' meno, forse perché da queste parti di concerti non ne hanno fatti poi tanti. Ma non perdiamo tempo, andiamo subito a seguire insieme la nostra video recensione nella quale sicuramente troverete anche diversi elementi per conoscerli un po' meglio, perché meritano molto. Dave Matthews Band. Disco certamente bello, malinconico ma anche speranzoso, questa Away from the World, l'ottava fatica in studio per la Dave Matthews Band, nata a Charlottesville in Virginia più di 20 anni fa. Due decenni che hanno raccontato una storia di successo, soprattutto negli Stati Uniti, dove loro sono una vera e propria icona. In Italia, se non da chi si interessa di musica americana e dai cultori del genere funky folk, non sono certo molto conosciuti. Ed è un vero peccato, perché loro meritano veramente di essere ascoltati. Magnifici sul serio dal vivo, bravissimi anche quando decidono di entrare in sala di registrazione. Musica ricca e raffinata in un mix perfetto tra strumenti acustici ed elettrici che si legano sempre alla perfezione. Del resto loro sono tutti musicisti più che degni di questo nome. Nulla è mai lasciato al caso, e anche in questo splendido Away from the World il loro stile inconfondibile, quello che li caratterizza da sempre, rimane prepotentemente nelle orecchie e nella mente di chi lo ascolta, senza però lasciare mai una sensazione di già sentito. L'album scorre via piacevolissimo dall'inizio alla fine in un viaggio musicale sempre di altissimo livello. La loro musica è ormai un vero marchio di fabbrica che prende le sue forme ancora una volta dalla favolosa voce di Dave Matthews, un misto tra Eddie Vedder dei Pearl Jam e Michael Stipe dei Ram, il tutto incastonato in un progresso stilistico evidente in ognuno degli 11 brani che compongono questo album. Sembra proprio l'evoluzione intelligente di chi, senza presunzioni, conosce fino in fondo il fatto suo e non ne fa, giustamente, un mistero. Quindi il suono della Virginia, una nazione, insomma uno stato degli Stati Uniti che noi conosciamo soltanto quando ci sono le elezioni, no? I famosi Virginia. Stati dove è in ballo quella... Invece è uno elettori. Stato importantissimo, dove lo collochiamo? East Coast, North East Coast, sì. Si affaccia sulle coste dell'Oceano Atlantico degli Stati Uniti, e terra dei presidenti, ben 8 presidenti degli Stati Uniti, poi nomi importantissimi. A partire da grandissimo George Washington, poi Jefferson. Tra l'altro mi risulta, ho letto, non è perché lo sapevo chiaramente. Ma io pensavo lo sapessi No, sulla Virginia io non è che siamo così intimi. Però a Richmond, che è già un nome mitico, no? La guerra di secessione e tutto, c'è l'unica statua per la quale Washington ha posato di persona, mi dicono. Lo sapevi tu? No, io pensavo ci fossi stato così fornito. Vedi, Saverio, in queste puntate ogni volta me ne vado sapendo una cosa in più. Quindi, diciamo pure ai nostri spettatori, Washington posò per una sua statua, che non è che fa molta notizia, però insomma, no? Non certo. È recentissimo come dato. No. Senti, comunque il disco ti è piaciuto, mi pare. Il disco mi è piaciuto moltissimo, The Matthews Band.
qualcuno la conoscerà, non sono molto famosi in Italia, però magari il nostro assistente di studio li conosce, però mi stava dicendo. Beh sì, ma Claudio Pescetelli è un mito assoluto, certo. Quindi insomma non fa notizia nemmeno questo. No, è vero, il fatto neanche che tra conosca, di noi fa notizia. Fatto... E speriamo invece di avergli fatto un po' di pubblicità, non a Claudio, no, che certo. Non ho bisogno. Comunque è un buon regalo di Natale, eh. L'album è uscito qualche settimana fa, ma è un buonissimo regalo per questo Natale, secondo me. Perfetto, allora grazie anche del tuo entusiasmo, speriamo sia contagioso, e noi andiamo prima con Alessandro Zaccuri a vedere le novità culturali di questo fine settimana e poi subito dopo spazio a Michele Sciancalepre con un paio di sue video recensioni e su spettacoli indietro le quinte, retroscena, insomma tutto ciò che c'è di buono del teatro contemporaneo. Allora state con noi ovviamente. A leggere le pagine culturali dei quotidiani dell'ultima settimana viene il dubbio che a Natale siamo davvero tutti più buoni. Insomma, viene il dubbio perché, per esempio, sul Messaggero un giovane e brillante narratore, Paolo Di Paolo, recensisce con grande ampiezza il saggio di uno scrittore antropologo, Eraldo Baldini, e di uno studioso di tradizioni popolari, Giuseppe Bellosi, un saggio che si intitola Tenebroso Natale. Che cosa vorrà mai dire? Ma vuol dire qualcosa in realtà di abbastanza evidente. Esistevano, prima del Natale cristiano, feste, tradizioni legate al folklore e alla cultura pagana dell'Italia e dell'Europa. Queste tradizioni in alcune parti del nostro paese in qualche modo convivono con la festività natale cristiana del Natale, senza però sostituirla, senza però confondersi. Diciamo che è un piccolo esercizio di complessità quello al quale ci invita questo articolo, anche se forse il titolo è un pochino perentorio nel confondere il Natale con queste presunte origini pagane. Qualcuno che a Natale non si lascia conquistare dal clima un po' di buonismo, così di clima accomodante delle feste, è invece il maestro Riccardo Muti. Negli Stati Uniti parte l'anno della cultura italiana, Muti attualmente dirige la Chicago Symphony Orchestra, lunga intervista raccolta da Federico Rampini per Repubblica, in cui insomma il maestro ce la canta, dice che in Italia non investiamo abbastanza nella cultura, investiamo pochissimo sulla musica, ci dice che ci sono delle eccellenze, delle figure preeminenti, delle figure straordinariamente importanti, forse compresa la sua, che però non bastano a riempire le falle di un sistema paese, di un sistema paese che nei confronti della cultura, ahimè, è troppo distratto. Sarà vero? In parte probabilmente lo è, sono temi non nuovi nella polemica di Muti con l'Italia, che pure è molto amata, è il direttore verdiano per eccellenza di quest'anno verdiano. Sotto le feste prenderemo un po' di tempo per pensarci sopra. Comunque ci sono dei paesi in cui anche sotto Natale va molto peggio. Per esempio Andrea Baiani, altro romanziere giovane dei nostri anni, sull'inserto culturale della Domenica del Sole 24 Ore, racconta come sono messi gli scrittori in Romania. Mircea Cartasescu, uno scrittore tra l'altro più volte candidato al Nobel, è stato oggetto negli ultimi tempi di una pesante campagna diffamatoria. Sono cose che succedono in Romania, ma succedono anche nella Romania del dopocomunismo, e questo tutto sommato, proprio in questi giorni che hanno come obiettivo la pace, la serenità, qualche pensierino dovrebbe farcelo fare. Beh, tra l'altro, buon Natale anche da parte mia. Questo mondo non è conclusione. Un seguito è al di là, invisibile come la musica, forte come il suono, è l'intuizione alla fine a penetrare l'enigma. Abbiamo scelto non a caso i versi di Emily Dickinson per introdurre il nostro viaggio nel teatro. Oggi vi portiamo infatti in due mondi molto diversi fra loro per forma e contenuto, però entrambi sono realtà che cercano di inoltrarsi, di andare oltre, al di là. Vi faremo entrare nella casa di una famosa attrice italiana che ci apre le porte proprio per testimoniare il lavoro creativo sin dall'inizio, quando ci si siede intorno a un tavolo per scavare oltre le parole di un testo, di un copione. Un'esperienza sicuramente emozionante, però prima entreremo in un'altra dimensione, fatta tutta questa volta di musica, di movimento, di acrobazie, qualcosa di molto fisico, in cui protagonista è sì il corpo, però un corpo che non finisce con se stesso, un corpo che va oltre. Quando tu sei dentro il tuo corpo, dentro il contatto con l'altro danzatore, senti qualcosa di misterioso che ti lega a Dio. Queste infatti sono le parole di Susanna Beltrami, la fondatrice della Dance House di Milano.
Noi ora vi sveliamo i segreti di quella che è una vera e propria dance community. Buona visione e buona presa di coscienza. Si fa ammazzare a sogno non è un artista. L'anima del filosofo risiede nella sua testa, l'anima del poeta nel suo cuore. L'anima del ballerino pulsa in tutto il suo essere. Se un corpo è allenato e ha una prestazione, ha la possibilità di essere funzionale perché mi permette di saltare di più, di spingere di più, di correre più velocemente, di arrampicarmi, di rotolare. Comunque la testa è fondamentale. Io sono sempre partita dalla testa per arrivare al corpo e non viceversa. Questo è il perché io ho anche creato questa cosa, no? Una fucina dove le persone chiaramente hanno un training fisico, ma che si abituino a una open mind risolutiva nell'ambito delle applicazioni. Ecco anche perché la diversificazione, una dance community che però porta a una grande apertura comunicativa verso l'esterno, perché tutti i linguaggi sono importanti. Take it slow, take it easy on me. C'è qualcosa di non detto e di misterioso che ci lega a Dio, cioè in questo senso. E questa figura inafferrabile, immateriale, che però è presente, e quando tu sei dentro il tuo corpo, dentro la musica, dentro il contatto con l'altro danzatore, dentro il rapporto con l'oggetto, senza l'ausilio delle parole, tocchi in alcuni momenti questa sensazione di grande forza. Io questa cosa della forza del corpo e quello che c'è oltre, l'ho vissuta accompagnando mia madre alla fine. Assistendo a mia madre che esalava l'ultimo respiro, no, tra le mie braccia, ho sentito questa cosa fortissima che è quello che c'è oltre il corpo. Che c'è l'anima dentro le cose che noi facciamo. C'è l'anima dentro le cose che noi facciamo. E che questa esperienza di rapporto tra corpo e anima dovrebbe essere, secondo me, adottata da chiunque viva, anche dietro una scrivania, anche ammirando la bellezza di un computer 8 ore al giorno. Però dovremmo un pochino cibarci di questa nuova sensibilità. Il corpo ha questa grande forza, e che non finisce con se stesso, che va oltre. Il corpo ha questa grande forza, che non finisce con se stesso,
va oltre, va oltre, va oltre, oltre, va oltre, oltre, va oltre, oltre. E dopo essere andati oltre il corpo, adesso, come abbiamo visto, oltrepassiamo invece la soglia della casa di una grande interprete del palcoscenico italiano. Lei si tratta di Maddalena Crippa, che ci ha aperto appunto le porte di casa per farci vivere insieme a lei, insieme a suo fratello Giovanni Crippa, alla regista, nostra amica e vecchia conoscenza, Daniela Nicosia del TIB Teatro di Belluno, per farci vivere, vi dicevo, le primissime fasi della creazione artistica. Seduti intorno a un tavolo, infatti, li abbiamo visti lavorare per dare forma a un progetto teatrale che farà parte della terza edizione del Festival dei Teatri del Sacro, che si svolgeranno a Lucca il prossimo giugno. Obiettivo di questo progetto teatrale è quello di costruire un testo sulla passione, partendo dalle opere di un grande scrittore del Novecento, che è sempre stato caratterizzato da un fortissimo travaglio e anelito spirituale, Giovanni Testori. Io adesso, prima di inoltrarci nella visione, vi invito a fare attenzione a due aspetti di questa testimonianza sul mistero della creazione artistica. Innanzitutto dovete notare lo sforzo costante che c'è stato di tradurre le parole in qualcosa di fisico e immaginifico. E poi, in secondo luogo, noterete un'incredibile coincidenza, una sorta di cortocircuito che si è venuto a creare tra realtà e letteratura, tra vita e teatro. Non aggiungo altro, se non che il teatro non sopravviva, ma sì? Sono Michele, tipo 2000. Sì, ciao, quarto ciao. Piano. You are my sister, we were born so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seemed to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly. Sarà stato che quella medesima Lusso Luse dava la carna statuaria, la tenerezza d'una carna vivente. Miseria, quando che son venuto in come luce. Se padre e madre, padrino e madrina, prevosto e anche solamente i cereghetti della nostra casa, in quella de chi m'ha fabbricato, del padre e della madre de me, del padre e della madre de loro che sono stati padre e madre de me. No, è una lingua pazzesca, pazzesca. Che è una lingua di una potenza. Sì, sì. Lui attinge a qualcosa di vivo, è una lingua viva. You are my sister and I love you. Era e te, fuit sarà. Scritto, decretato e inciduto. Inciduto come il nome dei pontefici, dei cardinali, dei vescovi, dei santi. Inciduto parfino sul de sopra della lastra che sarà messa a copertura della mia medesima straziantissima morte. Da qua poi andiamo con i punti. Facciamo che ognuno salta sui punti e i due punti o no? Il Cristo che era divenuto mio concarnale, cioè a dire e scrivo mio fratello de sangue che si chiama Giovanni. Ciao carino! E della... è carino, è bello questa cosa anche, che c'è mio... Non è fantastico il mio fratello veramente? È bellissimo che loro siano fratelli davvero, sì. È bellissimo, cioè a me emoziona, io ieri sera ho avuto i brividi a un certo punto. Sono due verità... proprio, come dire, fisiche. Si è sdoppiato poi a sua volta. Sì, ma poi è pazzesco come leggendo le note di Testori dice: io questa materia
Poi l'ho sentita come un impasto unico. Abbiamo cominciato questo gioco su un suggerimento istintivo di Maddalena, che ha detto: io questa voce la sento una voce, no? Non è né donna né uomo, è la voce. Beh, d'altra parte attaccare questo sdoppiamento funziona abbastanza bene. Porca cioè, come miseria, il daguerrotipo, no? Come quando sì. si sovrappongono due immagini. No, ma che lo dice lui, no? Sì, lo dice. Allora, Sefen, come ti pare? La cosa che deve venire fuori è lui, cioè è testori e questa lingua. Qual è quella parola? Parola eruttata, sporcata, impastata. Parola. E potremmo chiudere col pezzo quello lì che adesso ho trovato dove appendere sta giacchetta sull'attaccapanni. In tuttavia adesso sapevo finalmente a chi taccarmi la giacchetta della mia esistenza. Adesso aveva trovato il suo taccapanni. Il taccapanni, tagliando, era il crocefisso. Veniva fuori sempre più magro, sempre più cotto e con il guardare sempre più di uno che la vita voglia e sbatterla su una sedia come fosse una giacchetta qualunque e rilassarla per sempre quella giacchetta. Proprio tu l'hai buttata questa vita come la giacchetta, però sì, la vita. No, e rilassarla per sempre quella giacchetta, ovvero sia la vita. Grazie allora a Michele Sciancalepore per questo suo contributo. Stiamo veramente avvicinandoci alla conclusione, ma siccome presupponiamo che ci sia un po' di tempo rimasto per gli ultimi regalini, le strenne, noi non vogliamo dire che il libro sia così un regalo raccogliticcio da fare, però magari un'idea proprio nelle ultime giornate può venire. Allora, tre brevissimi consigli, a partire da un testo che abbiamo già presentato con un'intervista, vale a dire la storia del gatto e del topo raccontata dal grande Luis Sepúlveda con la sua solita miscela di delicatezza, tenerezza, ma anche grande di capacità immaginativa nelle storie, nelle menti e nelle allegorie ovviamente degli animali. Subito dopo, cambiando decisamente genere, andiamo con Harry De Luca, che invece ha scritto un libricino molto delicato, anche in questo caso La doppia vita dei numeri, ma c'è in mezzo una famiglia, c'è un tratto tra comicità e anche un po' surreale, un Harry De Luca un po' diverso dal solito. E poi ovviamente, come dimenticare il festeggiato principale di queste feste, parliamo ovviamente dell'infanzia di Gesù, il testo del pontefice Benedetto XVI, che non soltanto è un regalo dell'ultimo momento, vorremmo dire, ma un regalo che ci fa meditare sul senso reale delle feste a cui ci stiamo avvicinando. Feste per le quali ovviamente rinnoviamo anche gli auguri da parte nostra, e ovviamente Quattro Passi dalle Nuvole si sospende per una settimana durante le festività, ma torniamo subito in prossimità del nuovo anno, proprio nei primi giorni di gennaio 2013. Maglia permettendo, ma noi non è che ci crediamo molto. Arrivederci e buon proseguimento sulla nostra rete.